L'epatite C è una malattia infettiva del fegato, colpisce 170 milioni di persone nel mondo ed ogni anno provoca 350.000 decessi. Se non trattata, può causare seri danni al fegato, tra cui la cirrosi. Inoltre, l'epatite C può aumentare il rischio di sviluppare parecchie complicanze. L'infezione da HCV riguarda prevalentemente il fegato, che è l'organo target, cioè bersaglio, dove il virus replica. Tuttavia, negli ultimi anni abbiamo imparato e abbiamo capito che questo virus in realtà crea tutta una serie di altre manifestazioni extraepatiche. Dominanti sono quelle di tipo immunoreumatologico, problematiche come la crioglobulinemia, come problemi di sintomi di tipo reumatologico, anche problemi ematologici, in pochi casi fortunatamente si può avere anche malattie ematologiche importanti quale il linfoma. E l'altro elemento importante che sta emergendo sempre di più negli ultimi 2 o 3 anni è come HCV interferisca in realtà a livello del metabolismo, possa favorire problematiche di tipo dismetabolico quale il diabete o l'insulino resistenza, ma soprattutto sembrerebbe esista un'associazione anche con le malattie cardiovascolari. Non è il fattore inducente la patologia, ma in un soggetto predisposto può essere un cofattore aggravante. Quindi HCV è un'infezione che impegna in modo sistemico il soggetto infettato, anche se prevalente e dominante è la malattia di fegato. Ieri sono state presentate le nuove linee guida. Che cosa c'è di nuovo e che cosa c'è di vecchio? Ma le nuove linee guida dell'Associazione Europea del Studio del Fegato, dell'EAS, sostanzialmente hanno cercato di armonizzare l'utilizzo delle molecole vecchie e nuove di cui disponiamo. Vecchie molecole sono il PEG interferone e la ribavirina. Nuove molecole sono gli inibitori diretti di HCV, quali il sofosbuvir, il simeprevir, il daclatasvir, i farmaci di AV, l'edipasvir. Tutte queste molecole, combinate tra loro in modo opportuno, in base al tipo di virus che infetta il soggetto, alla malattia che è presente in termini di severità, con o senza ribavirina, possono portare a percentuali di successo molto elevate i nostri pazienti. Nelle linee guida, nelle raccomandazioni EAS, sono state poste le indicazioni proprio in funzione del genotipo e della gravità di malattia. Quanto incidono i fattori economici sulla scelta della terapia? Dunque, tutti noi ora stiamo, noi inteso medici e pazienti, stiamo guardando ai nuovi farmaci ad azione diretta contro il virus C che possono essere utilizzati, combinati tra loro, senza interferone. Questo perché questi farmaci con 3-6 mesi di cura danno alte percentuali di successo terapeutico senza effetti collaterali importanti. Il problema è il costo. Il costo di questi farmaci è molto elevato. Allora in questo momento, in Italia ad esempio, è stata sviluppata una strategia che garantisce l'accesso con rimborsabilità ai pazienti con malattia di fegato più avanzata, con fibrosi importante. E quindi il trattamento interferon free è limitato ai signori con un impegno epatico maggiore o con manifestazioni estraepatiche severe. Tuttavia noi possiamo trattare anche i pazienti con epatite cronica lieve, perché in questo caso noi possiamo usare l'interferone per 3-6 mesi con antivirali diretti quali il simeprevir, che garantiscono percentuali di successo anche molto elevato. Quindi in questo momento noi in Italia siamo in grado di trattare tutti i pazienti con epatite cronica. I signori con epatite cronica iniziale con poca fibrosi possono ricevere dei trattamenti di 6-12 mesi con interferone con l'aggiunta di un antivirale diretto. I pazienti malattia avanzata che non potrebbero ricevere terapia a base di interferone per i rischi degli effetti collaterali possono ricevere l'interferon free. Al congresso internazionale dell'Associazione Europea per lo Studio del Fegato a Vienna la settimana scorsa sono stati presentati i dati di 2 studi su simeprevir, l'ultimo farmaco arrivato in Italia contro l'epatite C, prodotto per l'Italia e per il mondo nello stabilimento Janssen di Latina. Gli studi Optimist hanno dato un risultato di enorme valenza clinica, perché ci dicono che possiamo somministrare il simeprevir col sofosbuvir a un'ampia gamma di pazienti con o senza cirrosi, ma soprattutto evitando la ribavirina, che era quella che creava i problemi nella nostra pratica clinica, perché la ribavirina in un'elevata percentuale di casi dava anemie anche gravi. Noi nella nostra pratica abbiamo dovuto trasfondere dei pazienti
che praticavano la ribadierina col soffoso da sola. Quindi è un progresso straordinariamente importante per noi clinici e naturalmente per i pazienti. A fronte di questo vi è l'efficacia dei pazienti senza cirrosi, che siano stati o che non siano stati trattati precedentemente con interferone, abbiamo 96-97% di pazienti che eradicano il virus. È un risultato straordinario. E nella cirrosi siamo intorno all'83-84%. Altro risultato straordinario, perché con tutte le terapie disponibili la cirrosi rimane un campo difficile, e quindi 80% di risposta nel paziente con cirrosi è un risultato veramente straordinario per noi. Sì, non tutti i malati di epatite C sono uguali. In un momento in cui la democrazia dovrebbe essere dominante, tuttavia ci sono ancora delle discriminazioni basate sulla gravità di malattia, che è anche ragionevole se vogliamo fare un ragionamento di tipo costo-efficacia. Tuttavia è anche legittimo che il paziente abbia delle esigenze per le quali l'eradicazione dell'infezione e la cura della malattia sia ancora prioritario, un bisogno prioritario che andrebbe soddisfatto. In questo contesto AIFA ha per fortuna riconosciuto il bisogno terapeutico e anche accreditato i pazienti con malattia lieve, intesa come fibrosi non oltre il livello 3 di classificazione, come pazienti nei quali la terapia ha un senso e va somministrata. E nella somministrazione dei farmaci basata sull'impiego dell'interferone e della ribavirina, nei genotipi 1 e 4 si può associare il simeprevir, che è un inibitore di proteasi, un farmaco che nella sua classe ha dei vantaggi straordinari perché ha una tollerabilità, un profilo di sicurezza assolutamente non confrontabile con quello degli inibitori di prima generazione, con i quali noi abbiamo trattato la maggior parte dei pazienti fino a poche settimane fa, potremmo dire. Dunque ha ancora uno spazio l'impiego dell'inibitore di seconda ondata con l'associazione interferone ribavirina, tanto più che i tempi di esposizione ai farmaci si accorciano e virtualmente potrebbero accorciarsi anche ancora di più di quello che è la schedula terapeutica abituale, che è 12 settimane di triplice più ulteriori 12 settimane di terapia in combinazione interferone e ribavirina. Potrebbero stringersi, almeno per alcuni sottogruppi di pazienti, quelli che hanno una maggiore probabilità di risposta, interleuchina 28B favorevole, bassa carica virale, fibrosi F0, F1, potrebbero ridursi a 12 settimane complessive in cui il farmaco viene somministrato in associazione e che consegna un risultato finale superiore al 90%, che è assolutamente di tutto rispetto. HCV e trapianto di fegato, qual è il rapporto? Il rapporto è di strettissima associazione, poiché circa il 40% dei trapianti epatici in Italia, ma anche in Europa e nel mondo, è legato a un'infezione del virus dell'epatite C. Quindi contiamo che in Italia su circa 1000 trapianti l'anno, 400 sono legati a una malattia di fegato dovuta al virus dell'epatite C, per cui un rapporto estremamente stretto. E c'è anche un'altra cosa, non solo, quindi un alto numero di trapiantati deriva dall'infezione dell'epatite C, ma poi l'epatite C poi ha una prognosi negativa sul trapianto di fegato, giusto? Assolutamente, perché tutti i pazienti trapiantati per una malattia C che arrivano al trapianto con un virus ancora presente nel sangue recidivano una malattia nel fegato nuovo, e in assenza di terapie efficaci, come è stato fino a pochissimi mesi fa, circa il 30% dei pazienti a distanza di 5 anni dal trapianto ridiventa cirrotico, e a fronte di questo i pazienti C positivi hanno una sopravvivenza dopo trapianto significativamente più bassa rispetto ai trapianti epatici effettuati per altre cause, come ad esempio la malattia alcolica o la malattia autoimmunitaria. Come cosa si può fare? È stato presentato uno studio al congresso ESMO di quest'anno. Quest'anno abbiamo visto per la prima volta dei dati sufficientemente solidi che dimostrano come i nuovi farmaci in associazione tra loro, per durate variabili, siano in grado di ottenere tassi di guarigione del virus dell'epatite C anche nel contesto del trapianto epatico, o sovrapponibili a quelli dei pazienti immunocompetenti.
E questo è un dato che si è verificato per la prima volta nella storia della terapia di questa malattia, che fa sì che teoricamente noi oggi disponiamo di uno strumento per guarire la quasi totalità dei pazienti con recidiva di epatite C dopo trapianto, e questo ovviamente ci aspettiamo impatti in maniera assolutamente favorevole sulla loro sopravvivenza a lungo termine.